nel contratto di Messi è presente una clausola che gli permette di andare via a zero. Signori, ecco questo bellissimo raffreddore. Vi dico, nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. E oggi appunto abbiamo una dolce compagnia, ovvero questo mitico raffreddore e questa voce nasale. Niente ragazzi, allora, innanzitutto nei prossimi video, in alcuni vedrete questa voce, sentirete questa voce, in altri no perché altri l'ho registrati prima di questo video. Ma oggi non ci interessa di me, della mia voce nasale o del mal di gola o di quello che è. Perché oggi parliamo di Lionel Messi, che ha espresso la volontà di andare via dal Barcellona. Infatti, nella giornata di ieri, nella serata di ieri, si è ufficializzata, diciamo così, tra tante virgolette, la volontà di Messi. Il calciatore argentino, infatti, ha deciso che vuole andare via dal Barcellona dopo tantissimi anni. Parliamo circa di 15-20 anni, non lo so, cioè da tanti, da quando è nato praticamente Messi gioca al Barcellona. E appunto l'attaccante argentino ha deciso che vuole andare via e ha espresso anche una volontà. Nella clausola di Messi è presente una, cioè nel contratto di Messi è presente una clausola che gli permette di andare via a zero. Quella clausola però scadeva il 30 giugno. Ma con questo fatto del Covid, il contratto, ho visto anche su internet, i contratti finiscono ufficialmente il 31 agosto. Quindi quella clausola è ancora presente per la bellezza di 4 giorni, 5 giorni, e quindi Messi può usarla. Per questo Messi al 90% andrà via a zero, sempre se andrà via, perché è successo un altro caos in casa a Barcellona, ovvero le dimissioni di Bartomeu da presidente del Barcellona. Non so se questo influirà sulla volontà di Messi di restare o andare via, non so se c'entra l'allenatore, se c'entri la società, se c'entra il fatto che vuole una nuova esperienza. Quando ho detto se c'entra allenatore non Koeman, ma il fatto che vorrebbe stare con Guardiola, perché la pista più calda è quella del City, ma ne parliamo a breve. Quindi Messi appunto ha espresso questa volontà. Se andrà via a zero, ragazzi, ci sarà veramente da divertirci, perché poi a quel punto le squadre dovranno pagare solamente il contratto a Messi, e a quel punto sarà veramente un affare. Quando invece si parlava di soldi, 700 milioni di clausola, ovviamente se la potevano permettere sì e no City e Paris Saint-Germain, con grandi ripercussioni a livello finanziario, soprattutto per il PSG, anzi anche per il City, perché ha avuto il fatto della Champions, quindi era praticamente impossibile. Con la cessione di Messi a zero, veramente ci si può divertire, perché molte squadre vorranno prenderlo. Anche chi non aveva la possibilità economica di acquistarlo, però vuole un contratto folle, ovviamente. Perché comunque andando a pagare solamente il contratto, vai pur sempre a spendere molto molto di meno per un calciatore che ti farà guadagnare molto molto di più, a prescindere già solo dal merchandising e dalla reputazione internazionale. Poi parlavamo le prossime destinazioni di Lionel Messi. Le squadre più calde per l'arrivo di Messi sono il City, per Pep Guardiola, e anche per la disponibilità economica che ha il presidente del Manchester City e la società del City, ma anche l'Inter, sia per questione di soldi e sia perché già il presidente dell'Inter aveva detto che lui era interessato all'acquisto di Messi. Però prima sembrava follia, ma adesso non è più tanto una follia. Io penso che sia possibile un arrivo di Messi all'Inter anche per il fattore competizione. Messi va in un campionato dove attualmente gioca Cristiano Ronaldo, quindi si rincontrerebbe con il suo rivale. Può sembrare una cagata, ma in realtà è una cosa che influisce, perché comunque dà a Messi quella voglia di andare avanti, di competere, perché comunque io l'ho visto questa stagione, la scorsa stagione, ragazzi, Messi mano a mano stava perdendo la voglia di competere. Perché? Perché comunque lui a Barcellona ha vinto tutto e fino a qui non ci piove. Però non aveva più gli stimoli adatti, come non li aveva Ronaldo più al Real, che se n'è andato dopo aver vinto la quarta Champions con Real Madrid. E beh, quarta Champions, hai vinto gli scudetti, hai vinto le coppe, hai vinto. Non ha più stimoli Ronaldo, per questo ha deciso di andare in un nuovo campionato in cui non aveva mai giocato. Lo stesso potrebbe fare Messi. Però attenzione, Messi non ha mai giocato in Premier League, a differenza di Ronaldo. Quindi la pista calda City può essere anche lì molto fattibile. Le due squadre più calde sono queste. Si era parlato anche di Real Madrid per Messi,
ma la vedo un po' impossibile per il discorso appunto della competizione. Messi non va via da Barcellona per rimanere nello stesso campionato. Messi va via perché vuole nuovi stimoli, vuole gli ultimi stimoli della sua carriera. Comunque un calciatore che ha 33 anni e mi viene da piangere pensare che fra poco si possa ritirare, così come Ronaldo che ne ha 35. E ragazzi, niente, questo era il video su Lionel Messi. Vi farò aggiornamenti giorno dopo giorno, ogni novità che uscirà. Però per ora siamo a questo punto. Messi quindi ha espresso la volontà di andare via, vuole andare via a zero per la clausola che c'è nel suo contratto, ma se n'è andato anche il presidente Bartomeu e questo potrebbe influire sulla cessione di Messi. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere in un commento. Ciao a tutti!